Una parte di Polifemo dedicata alla inaugurazione della Lega SPI CGL a Crispiano in provincia di Taranto. Una realtà in movimento. Stiamo per assistere alla cerimonia del taglio del nastro, all'inaugurazione, e vediamo un grande fermento. Allora approfittiamo di questi momenti per parlare intanto con la segretaria della Lega SPI CGL di Crispiano, Dora Tagliente, e poi abbiamo qui la presenza del segretario nazionale dello SPI CGL, appunto Stefano Landini. Allora, come nasce questa realtà? Sicuramente dal basso, da una esigenza della gente di avere un punto di riferimento sul territorio per gli anziani. Certo, ma non solo per gli anziani, io direi un punto di riferimento per tutti i cittadini. Noi rappresentiamo questa fascia di popolazione, ma ci sentiamo di rispondere in qualche modo ai bisogni dei cittadini, dando un orientamento rispetto al soddisfacimento dei loro diritti. E mi piace ricordare oggi, 2020, che esattamente 100 anni fa a Crispiano nasceva la prima Camera del Lavoro ad opera della Lega dei Braccianti. Che è stato un momento fondamentale, che poi gli eventi storici naturalmente hanno determinato la chiusura della Camera del Lavoro, ma che continua ad essere un presidio fondamentale di democrazia sul territorio a distanza di 100 anni. Noi vogliamo essere presenti perché pensiamo di avere anche come anziani ancora tanto da dare alla società, perché non ci arrendiamo anche a questa deriva che caratterizza questi nostri tempi. Certo, quando sentiamo dire voci assurde secondo cui si dovrebbe togliere il voto agli anziani, non so se c'è da ridere o da piangere. Appunto, ci sarebbe assolutamente da piangere. Comunque noi vogliamo fare la nostra parte e siamo qui per questo. Ecco, mettiamoci nei panni di un anziano. L'anziano si presenta, sente queste dichiarazioni, questa intervista, e si presenta qui. Quali servizi, nel senso, cosa offrite ad un anziano? In primo luogo le camere del lavoro sono luoghi dove si offre una molteplicità di servizi rispetto alle tutele di tutti i cittadini, quindi questo già, qui ci sono i servizi del patronato INCA, i servizi del CAF che permettono di accedere ad una serie di tutele per tutta la popolazione, e in più ovviamente noi facciamo anche un'azione politica per quanto riguarda le condizioni degli anziani. Questa regione per esempio l'anno scorso ha promulgato una legge importante sull'invecchiamento attivo, l'anno scorso è stato per noi un anno fondamentale di lotta proprio perché come dire, noi anziani, i pensionati sono stati stracciati dall'agenda governativa. Quando si tratta di far cassa si rivolgono a noi, e in questo senso noi vogliamo, perché continuiamo a fare la nostra lotta. Esistono i diritti. Esistono i diritti e vogliamo affermarli. Siamo scesi in piazza a giugno, siamo scesi in piazza a febbraio, siamo scesi in piazza a novembre. Insomma, è questo che gli anziani possono trovare, oltre ovviamente a momenti di socialità che sono fondamentali, di scambio, di confronto, che sono importanti per far crescere una comunità. Infatti l'invecchiamento mentale e quindi anche il deterioramento fisico deriva molte volte dall'isolamento dell'anziano. Certo, e anche per questo noi per esempio abbiamo aperto una vertenza con questo comune che riguarda una molteplicità di aspetti, no? Gli aspetti sociosanitari. Ma in particolare, per esempio, vorremmo che ci fosse su questo territorio un centro sociale polivalente per gli anziani come luogo di socialità per contrastare l'esclusione e l'emarginazione sociale, e ovviamente un luogo aperto quindi anche ai giovani. E non ci dimentichiamo che questo, avere luoghi di questo genere non serve solo agli anziani e alla comunicazione tra generazioni, ma serve anche a creare un nuovo lavoro. E quindi occupazione per i più giovani. Noi non ce li dimentichiamo i giovani. Nelle nostre proposte c'è tanto. Finalmente, dopo tanti anni, possiamo dirlo, siamo riusciti ad avere una sede più accogliente, confortevole, sia per noi che per i nostri utenti. Detto questo, non mi dilungo perché siamo già in ritardo sulla tabella di marcia. Passo la parola alla nostra segretaria generale della Lega SPI di Crispiano, Dora Tagliente. Grazie.
tutti benvenuti, io sono decisamente emozionata perché in realtà questo è un momento che noi aspettavamo da tanto tempo, cioè nel senso che abbiamo perseguito davvero con tutta la segreteria, con i compagni che negli anni precedenti si sono occupati insomma di mantenere il presidio CGL sul territorio. Finalmente abbiamo questa sede che è una cosa importante, non come luogo, non solo come luogo fisico, ma come luogo che ci permetterà di essere ancora più presenti sul territorio, perché riteniamo che in questo modo possiamo cercare di rispondere ai bisogni dei cittadini, dando loro ovviamente un orientamento e tutelandoli anche nei momenti di maggiore fragilità. Mi piace ricordare una felice coincidenza, ecco, 100 anni fa, nel 1920, a giugno del 1920, si apriva a Crispiano, si costituiva la prima Camera del Lavoro in una stalla che era la sede del Partito Socialista. Ecco, il caso vuole che a distanza di 100 anni siamo qui, poi ci sono state le vicende storiche che sapete, le Camere del Lavoro sono state dismesse, diciamo così, e però a distanza di tanto tempo siamo qui, siamo ancora a presidiare questo territorio, riteniamo di rappresentare anche un baluardo della democrazia, un luogo di confronto, ma un luogo soprattutto dove i cittadini, i pensionati, i lavoratori possono trovare le risposte ai loro bisogni. Stiamo cercando di essere sempre parte più integrante di questa società. Tra l'altro, come sindacato dei pensionati facciamo parte di altri gruppi, ci apriamo al territorio. Questa sede vogliamo che sia veramente aperta al territorio, che diventi realmente il luogo di confronto. Questo è il nostro augurio, l'abbiamo fatto grazie alla nostra determinazione, ma grazie al fatto che i compagni del provinciale ci hanno sostenuto in questo percorso, la Camera del Lavoro di Taranto ci ha sostenuto in questo percorso. Quindi, come dire, l'unità, lo stare insieme produce dei risultati. Questo è un primo passo e noi siamo consapevoli, tra l'altro, dell'impegno, della responsabilità che tutto questo comporta, però siamo disponibilissimi a, come dire, a continuare questa sfida. Grazie. Intanto volevo ringraziare Gianni Forti, segretario generale della SVI della Puglia, perché mi ha detto vieni, che io adesso giro l'Italia tutto il giorno, sono in un posto diverso. L'Italia è molto lunga e stretta, con usi e costumi molto diversificati, però per noi è importante essere in questa parte del paese, Mezzogiorno d'Italia, l'importanza della Puglia. Mi ha detto vieni che sarà una giornata interessante. Lo diceva Dora, 100 anni fa si fondava la Camera del Lavoro, insomma, e quindi la nostra storia. Stamattina insieme a dei bambini di una scuola, di un asilo, abbiamo piantato un pezzo dei 1000 olivi che pianteremo in Puglia. È stata una bella iniziativa, diciamo che puntiamo sulle giovani generazioni, ecco, quelle magliette che abbiamo alle nostre manifestazioni. Abbiamo fatto 2 mega manifestazioni, come voi sapete, visto che c'eravate a Roma, per attirare sulla condizione degli anziani e la condizione del paese. Il governo, i primi passi in avanti ci sono da questo punto di vista. Questa mattina abbiamo piantato questi ulivi e io credo, insomma, che se creiamo un legame con le giovani generazioni possiamo sperare di avere dei cittadini migliori da questo punto di vista, che non si scordino la storia, ecco, perché tutto non nasce stamattina, bisogna conoscere la storia. Noi possiamo essere, lo SPI fa un pezzo di, tra le mille sue attività, fa un'attività sulla memoria, su perché questo paese è libero, che non ce l'ha regalato nessuno, o perché tante persone hanno emancipato la condizione dei lavoratori in questo paese. Io credo che in questa terra non si possa che ricordare Giuseppe Di Vittorio, che, come si dice, aveva i titoli per parlare anche ai contadini, per parlare alle persone che rappresentava, e ogni tanto gli raccontava che nella discussione, quindi dico subito al sindaco che sono contento che lei è qui, a me piace
questo fatto che in giro per l'Italia ci sia chi rappresenta le istituzioni, per il rispetto che noi abbiamo per le istituzioni repubblicane nata dalla resistenza, dalla lotta di liberazione. Ma dicevo di Vittorio che insomma era tra le persone, io credo che bisogna ricostruire una classe dirigente in cui la politica, il sindacato, la gente assomigli, il gruppo dirigente assomiglia alle parole che dice, perché a volte le persone si accorgono che poi non si assomiglia alle persone, alle parole che si dicono. Il Vittorio aveva nei confronti di chi rappresentava, anche quando magari quell'accordo non aveva il 100% delle conquiste, aveva il titolo per andare a dirgli c'è stato questo primo parziale risultato, andiamo avanti, e lo aveva perché aveva insegnato che qualsiasi sia la condizione materiale delle persone, qualsiasi sia il tuo reddito, la dignità non è barattabile, e ha insegnato a quei mezzadri, a quei contadini spesso non scolarizzati, che non bisognava la domenica togliersi il cappello di fronte al padrone. Stefano Landini, segretario nazionale dell'OSPI-CGIL, una radicalizzazione dell'OSPI-CGIL nella provincia di Taranto, oggi Crispiano in una sede accogliente con la determinazione della segretaria della Lega di Crispiano che abbiamo appena intervistato per far sì che l'anziano sia un patrimonio da custodire e da valorizzare. Sì, lo diceva bene Dora, insomma, noi cerchiamo di essere punto di riferimento per tutta la popolazione, ovviamente guardando ai nostri iscritti e alle nostre iscritte, senza le quali non esisterebbe il sindacato. Noi facciamo delle iniziative in giro per l'Italia. Lo SPI ha 1517 leghe, in alcuni punti siamo radicati secondi solo alla Chiesa Cattolica, con la quale ovviamente non competiamo per ragioni di data di nascita. Delle iniziative che si chiamano risorse anziani, gli anziani come una risorsa, non come un accidente che ti capita da questo punto di vista. Se pensiamo a cosa sono state le pensioni in questi 15 anni di grave crisi, sono state un pezzo di stato sociale familiare, a ognuno nella propria famiglia capita di avere pagato un pezzo della rata del mutuo al proprio figlio o magari il pezzo della rata dell'università al proprio nipote, e queste ragioni le vogliamo far valere. Siamo ancora insoddisfatti di un parziale passo in avanti fatto con il governo, ma che non tiene conto dei pensionati, che non dimentichiamocelo, nel nostro paese sono una categoria che è tra le più tassate da questo punto di vista. Le pensioni in Italia sono tassate come una rendita, in mezza Europa sono tassate come salario differito, e questo ovviamente impoverisce con l'andare del tempo le pensioni, che sono appunto sono state un pezzo dello stato sociale per le famiglie, insomma la generosità degli anziani. E se si pensi poi al fatto che gran parte del volontariato, oltre che dai giovani, è fatto dagli anziani, e se si pensi al fatto che ad esempio nel nostro paese 1 milione di persone, il 90% donne, possono accedere al mondo del lavoro, e noi siamo un paese a scarso occupazione femminile grazie al fatto che ci sono i nonni e le nonne in servizio permanente effettivo. Se non ci fossero, queste persone non potrebbero accedere al mondo del lavoro, e 1 milione di donne che lavorano fanno un punto e mezzo del prodotto interno lordo del nostro paese. Parliamo di Europa, siamo nell'Unione Europea, però evidentemente per gli anziani c'è una realtà diversa tra l'Italia e gli altri paesi. L'adeguamento dovrebbe avvenire anche in questo settore. Sì, noi puntiamo molto sulla tassazione. Un pensionato tedesco su 1500 euro lordi di pensione ha una tassazione di 60 euro. In Italia si va dai 280 ai 320 euro. Quintuplo quasi. Ma giustamente, perché c'è una cosa abnorme nel nostro paese, appunto, la tassazione come una rendita, perché nella realtà noi, pagando bollino dopo bollino per 43 anni, paghiamo già le tasse che dovrebbero permetterci di godere una pensione che non sia falcidiata dalla tassazione che c'è in Italia. Ora, più che la rivalutazione, a noi basterebbe una sorta di tassazione europea sulle pensioni e avremmo delle pensioni più adeguate, perché la cosa peggiore è abbinare l'invecchiamento all'impoverimento. Non ne gioverebbe nessuno, né la società, di cui gli anziani sono una parte fondamentale, e men che meno le famiglie in cui gli anziani stanno.
Dora ha manifestato le cose che lei sente al suo interno. Io devo ringraziare lei e i compagni, perché la Lega di Crispiano finalmente dopo tanti anni ha una segretaria donna, una segretaria non metalmeccanica, che è un fatto di modifica della storia. Insomma, i meccanici hanno avuto un grande peso nella storia della nostra provincia. Ecco, la sua presenza, anche tenete conto che ha svolto una vita all'interno del reparto di neonatologia, se non sbaglio, quindi ha avuto a che fare con le creature nate, e questa sua storia personale la trasmette nei confronti di un'altra categoria debole della società, che sono i pensionati. Noi abbiamo il più grande problema, quello della solitudine, uomini, donne, specialmente le donne, perché sono quelli che vivono più degli uomini, possiamo dire anche il contrario, ma sto dicendo una verità. E quindi hanno bisogno di luoghi nel quale possono trovare l'armonia. Ecco, io quello che chiedo al segretario generale della Lega di continuare a svolgere questo ruolo di collante e di trasmettere questa parte della sua storia personale all'interno della Lega. Dobbiamo convivere, dobbiamo vivere, dobbiamo allargare la nostra presenza. Piazza San Francesco, ricordo per quando sono venuto a farmi due passi a Crispiano, è un luogo dove ci sono molti giovani. Noi dobbiamo lanciare anche a loro una proposta, che questa sede, acquistata dallo Spirito, ma è una sede della CGL, è una sede di tutti, indistintamente, occupati, inoccupati, giovani, anziani, e nel momento in cui entrano qui dentro devono avere la massima accoglienza. Noi dobbiamo essere in grado di dargli diritti individuali, perché è sempre questo, è uno dei valori che lei ha detto. Io perseguo questa strada, continua a perseguire. Ma nello stesso tempo abbiamo anche un altro ruolo, che è quello della contrattazione. Il rapporto con le amministrazioni, il rapporto con le ASL, perché sappiamo che il problema della salute è un problema anche forte qui a Crispiano. E quindi noi dobbiamo lavorare su questo terreno. Consegniamo questa sede nelle mani della CGL. Diciamo alla CGL: questa è una sede tua. I pensionati saranno presenti, faranno accoglienza insieme a tutti quanti gli altri, ma chiediamo alla CGL di fare in modo che questa sede diventi una sede di tutte le categorie della nostra organizzazione. Io vi ringrazio, perché la vostra presenza questa sera mi allieta in un modo particolare, perché ho rincontrato dopo tanti anni compagni che siamo stati sulle barricate nella difesa del nostro posto di lavoro. Ora difendiamo fino in fondo il lavoro che noi facciamo, cioè la tutela il signor sindaco. C'ho anche l'assessore. Benissimo. Per noi con le istituzioni dobbiamo costruire un rapporto. Un rapporto. Può anche essere conflittuale, ma ce lo dobbiamo costruire. Quindi ringrazio di nuovo la segretaria, la segreteria, il comitato direttivo di Crispiano, che hanno cocciutamente sostenuto l'acquisto di questa sede. E ringrazio tutti gli amici, tutti i compagni, tutte le compagne che in modo particolare hanno voluto manifestare il loro compiacimento con la loro presenza questa sera. Giovanni Angelini, segretario provinciale di Taranto dello SPI CGL, come detto poc'anzi, un servizio sociale, una funzione in cui lo SPI CGL di fatto si affianca alle istituzioni nell'attenzione, nella cura degli anziani e non solo. Sì, hai detto perfettamente bene il concetto
che esprimiamo noi nel momento in cui acquistiamo delle sedi sindacali. Questa è una sede voluta fortemente dai nostri compagni. A Crispiano abbiamo un gruppo abbastanza affiatato. Nei giorni passati, prima della inaugurazione, siamo venuti a fare un sopralluogo per vedere se tutto era a posto. E abbiamo notato un numero consistente di persone presso questa sede. Vuol dire che quell'obiettivo di fornire un servizio ai cittadini è stato raggiunto. È un servizio rivolto a chiunque ha bisogno di un aiuto. Quindi diritti individuali e diritti collettivi. Vi fate, come dire, date voce a chi non ha voce, la funzione di megafono sociale, perché poi ci sono tanti anziani che magari non hanno familiari che possano accudirli, che viceversa rimarrebbero soli nella propria solitudine, quindi la depressione, quindi il lasciarsi andare. Diciamo è un punto di riferimento, è una luce, è una guida morale e materiale. Sì, è un luogo. Questo che noi abbiamo realizzato è un luogo nel quale dobbiamo aggregare le persone. La solitudine che tu dicevi è il problema più grosso che noi abbiamo. Però ti dico che ho notato l'altra volta che c'era una signora che doveva allattare il proprio bambino neonato. La signora è stata accolta in questa sede, è stata portata in una stanza, in modo privato, ha allattato il proprio bambino. Ecco, questo significa fornire servizi a 360 gradi. Ecco, noi vogliamo andare anche al di là del servizio individuale, perché c'è bisogno di fare una contrattazione collettiva di interesse generale che possa interessare non solo i pensionati ma tutte le categorie. Qui a Crispiano lavorano anche addetti alla siderurgia, al servizio di telefonia, agli edili. Ecco, questa è una sede acquistata dal sindacato dei pensionati, ma messa a disposizione della nostra confederazione, la CGIL. Io vi ringrazio dell'invito e sono felice di essere qua. Vi chiedo ancora scusa per il ritardo, perché ho un'altra riunione insieme all'assessore Grassi di Statte. Stiamo lavorando anche qui su un'altra cosa importante, il commercio, il distretto urbano del commercio per i comuni di Statte e Crispiano che condividono questa cosa. Naturalmente i migliori auguri e complimenti per questa bellissima sede. Io devo dire con molta sincerità che lo SPI a Crispiano è stato uno dei primi a mettersi subito a confronto con l'amministrazione. Ci siamo già visti diverse volte, abbiamo portato avanti un'interlocuzione molto positiva, perché credo che ci siano due grandi pregi di questa realtà crispianese. Una, che in ogni caso noi viviamo in una comunità in cui la percentuale anche di persone mature, no, è più alta di quelle un pochino più giovani, e quindi loro rappresentano una veramente delle esigenze reali. E due, perché venite comunque da una storia di confronto e di capacità di dialogo, capacità ancora oggi di aggregazione e di confronto, che purtroppo sta pian piano sparendo. E io credo che uno dei drammi più grossi della nostra società contemporanea è proprio di non avere luoghi dove ci si confronta come si faceva una volta. Penso alle vecchie sedi di partito, ai momenti di aggregazione che ci permettevano anche di confrontare anche idee differenti, ma nel rispetto reciproco e nella capacità anche dialogando di trovare poi delle soluzioni per il territorio. E credo che loro, senza fare facile piacere, hanno una grande esperienza in questo. Conoscono bene il nostro territorio e possono aiutare qualsiasi amministrazione, compresa la nostra oggi, a interpretare e a cercare di dare migliori servizi possibili al territorio. Abbiamo una grande sfida anche oggi, Paolo lo sa, Dora lo sanno, abbiamo delle risorse che stanno arrivando dal governo provenienti da una norma che già del 2016, che finalmente i commissari hanno dato un'accelerata, e quindi ci sono delle risorse importanti per proprio le componenti più deboli del nostro territorio, le famiglie disagiate e il sociale. E per questo io conto tantissimo sulla collaborazione di chi, come voi, conoscete molto bene
la realtà del territorio e di una certa fascia del territorio. Insieme dobbiamo, io l'ho sempre detto, per questo ho coinvolto tutti gli attori sociali del territorio, dobbiamo cercare, visto che è un'occasione per il momento unica, di spendere nel miglior modo possibile queste risorse, e quindi più teste, più esigenze possibili riusciamo a mettere insieme e a creare dei progetti importanti, e penso per esempio alla ristrutturazione di Casa Pizzigallo dedicata proprio alla fascia degli anziani e tante altre cose che possiamo fare insieme. È importante in questa fase in cui dobbiamo mettere delle migliori idee e farlo anche abbastanza velocemente, perché come di solito capita, ci hanno fatto aspettare dal 2016 al 2020 4 anni, poi negli ultimi mesi poi dobbiamo fare tutto in fretta e furia, e quindi dobbiamo essere anche bravi però a cogliere questa opportunità, a farlo bene e a fare in modo che queste risorse vengano spese nell'interesse di Crispiano e dei crispianesi. E sono sicuro che anche in futuro l'interlocuzione che ci sarà sempre positiva, anche magari su fronti diversi, anche su idee contrastanti, però è bello, e l'ho vissuto fin dal primo momento, il rispetto che c'è stato reciproco tra istituzioni e SPI è sempre stato foriero di cose positive, e quindi solo col dialogo e tutti insieme confrontandoci sulle cose concrete da fare poi si fanno passi avanti. Quindi un grande augurio, complimenti per questa bellissima sede, punto di riferimento sicuramente sarà per questa comunità, ed è una cosa in più che dà aggregazione, dà confronto, dà valore aggiunto alla nostra comunità. Quindi grazie davvero. Luca Lopomo, sindaco di Crispiano, un rapporto di confronto tra l'amministrazione comunale e lo SPI CGL. Magari ci possono anche essere delle differenti opinioni, ma importante è il dialogo, la coesione rispetto ai problemi da affrontare e da risolvere. Beh sì, oggi ci troviamo qui in questa bellissima sede nuova, all'inaugurazione di questo luogo fondamentale per la nostra comunità. Lo SPI, lo ricordavo prima, è stato uno dei primi incontri che come nuova amministrazione abbiamo fatto proprio per comprendere e capire i bisogni e le esigenze del territorio, un territorio che inevitabilmente è rappresentato da una popolazione meno giovane che è più diversamente giovane che sta aumentando e aumenterà anche nel futuro, e che ha esigenze e bisogni che man mano cambiano, e avere naturalmente una possibilità di avere direttamente da un sindacato che rappresenta queste esigenze, il confronto, i consigli, i suggerimenti, magari uno scontro ma sempre costruttivo e fatto nel rispetto e nel dialogo fra istituzioni, è molto positivo. Credo che sia una ricchezza per il nostro territorio e quindi una ricchezza anche per la nostra amministrazione. Naturalmente poi si deve avere la capacità di ascoltare e di trasformare quelli che sono i bisogni poi in fatti concreti. Gianni Forte, segretario regionale della CGL, lo SPI CGL, che è appunto la costola, io dico, della CGL per gli anziani, che rende davvero un servizio alla collettività. È davvero bello questa sera vedere tanta gente, anziani e non, che come dire, sono felici, gioiscono, che hanno dato tutto se stessi per realizzare, per dar vita ad un'attività di valenza sociale. Beh, le nostre sedi sono presidio di democrazia, di partecipazione, di coinvolgimento delle persone, di tutela per i più deboli, perché molto spesso da noi si rivolgono le persone più deboli e che senza di noi sarebbero più sole, perché la solitudine è uno dei flagelli maggiori che attraversa la società di questi tempi, specialmente gli anziani, che a volte perdono i punti di riferimento e non hanno nessuno che la marginalizzazione possa prendersi carico di loro, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della tutela individuale. Per cui per noi che siamo presenti in tutti i comuni della Puglia, in tutti i quartieri, è un motivo di orgoglio inaugurare sedi come questa di proprietà dello SPI e quindi messa a disposizione della CGL, che è patrimonio dell'organizzazione, patrimonio di tutti coloro che si riconoscono nella CGL, non solo, ma anche di coloro che da noi si rivolgono pur non avendo
pur non essendo iscritti molto spesso, ma che trovano sempre qualcuno che dia risposte, che si prenda carico. Certamente non trovano mai le porte chiuse. Parlavamo con la segretaria della Lega di Crispiano e riflettevamo, ci sono addirittura ministri che in qualche delirio parlano di possibilità di togliere il voto agli anziani, siamo arrivati anche a questo. Beh sì, gli anziani molto spesso in questo conflitto generazionale che si cerca artificiosamente di aprire, sono considerati una palla al piede, invece non è così, perché gli anziani hanno tanto da insegnare. Non solo, ma contribuiscono anche alle mancanze del sistema pubblico dei servizi. Senza degli anziani sarebbe complicato per i genitori mandare i bambini a scuola, perché i nonni si prendono carico di tante cose dove purtroppo i servizi non arrivano, ma anche economicamente. In ogni famiglia del Mezzogiorno c'è un figlio disoccupato, in cassa integrazione, e quindi trova negli anziani la possibilità di trovare sostegno, di trovare un punto di riferimento. Quindi gli anziani sono importanti, e poi perché appunto garantiscono la trasmissione della memoria, che è una risorsa fondamentale per le nuove generazioni, perché senza memoria non si vive. Raffaele Meo, segretario provinciale di Taranto, segretario organizzativo dello SPI CGL, una radicalizzazione, come ho avuto già modo di dire con la segretaria della Lega di Crispiano e con il segretario nazionale, frutto evidentemente di un grosso lavoro, una capillarizzazione sul territorio. Ecco, parliamo di questa attività organizzativa, come funziona, perché l'intento, lo scopo ovviamente è di fornire servizi al cittadino anziano, ma evidentemente c'è tutto, come dire, un'architettura, un meccanismo per poi arrivare così al taglio del nastro, all'inaugurazione. Sì, intanto diciamo che questa è la sede che lo SPI CGL realizza, compra e mette a disposizione dell'intera CGL, perché per noi questa è la sede, questa sede rappresenta un presidio di democrazia per tutti i cittadini di Crispiano e non solo. Qui eroghiamo servizi a tutela individuale e qui noi facciamo tante cose perché la gente possa sentirsi in queste sede a casa sua. Certo, è una cosa molto non è facile, impegnativa. Noi abbiamo già fatto altri investimenti recentemente. 3 anni fa facemmo l'investimento a Martina, perché abbiamo acquistato anche lì una nuova sede, e tutto questo lo facciamo perché riteniamo che la presenza della CGL all'interno del territorio sia fondamentale. Naturalmente noi dello SPI, che siamo il sindacato dei pensionati, non lo facciamo solo ed esclusivamente per i nostri iscritti, per i nostri pensionati, che pure hanno bisogno enormemente della nostra assistenza, ma noi quando acquistiamo le sedi, come ho detto prima, pensiamo soprattutto all'intera città. Un servizio sociale. Un servizio sociale a cui riteniamo di dover rispondere non solo in giro nel territorio, ma anche qui nella sede di Crispiano, e qui faranno riferimento tutti i cittadini di Crispiano. Ora sembra che la sede è accogliente, anche questo vogliamo fornire ai nostri iscritti: sede accogliente dove la gente si può sentire comoda, non gente che dove trova tutti struttura, da quello che ho visto, molto rifinita, molto organizzata. Questa è l'attenzione che noi poniamo. Noi non acquistiamo tanto per acquistare, acquistiamo soprattutto perché vogliamo rendere non solo un servizio dal punto di vista del servizio delle tutele individuali, ma vogliamo anche rendere un servizio dal punto di vista proprio della struttura, una struttura bella, accogliente, che la gente quando entra si deve sentire a casa propria. Perché non è l'unico investimento che sta facendo sul territorio, anzi forse il terzo, il quarto, adesso ho perso anche un po' il conto, e che insieme a noi sta puntando l'obiettivo, un duplice obiettivo. Il primo, garantire quell'insediamento del territorio, perché noi vogliamo che anche quella che viene considerata la periferia rispetto al centro, cioè rispetto alla città con tutti i suoi problemi, sia considerata nei valori che ha, nelle opportunità che può offrire
nelle opportunità di sviluppo e quindi nelle potenzialità e nel tanto lavoro che c'è da fare. Quindi mantenere i nostri presidi nel territorio significa anche questo, essere vicini a tutti i cittadini, ma nello stesso tempo essere in grado anche di supportare il lavoro che si fa sui territori, sia da parte degli imprenditori, ma anche da parte soprattutto delle amministrazioni locali, per dare una risposta sempre di maggiore qualità in termini di benessere per tutti i cittadini. Ma l'altro obiettivo è fare in modo che chi entra in una sede della CGL o dello SPI, ma comunque della CGL, si trovi in una sede accogliente. Non basta trovare brave compagne, bravi compagni, bravi pensionati, bravi operatori, perché troppo a lungo siamo stati spesso in luoghi non proprio adeguati, sia per chi ci lavora, per cui passa magari la giornata qui dentro, sia perché per i cittadini che vengono, e spesso vengono perché hanno dei bisogni da esprimere. Ora, varcare una soglia che ti fa entrare in una sede di questo tipo certamente dà un'impressione diversa che varcare una soglia magari di una sede vecchia, piena di umido, con tanti problemi. E ne abbiamo avuto tante, e abbiamo fatto in questi anni un grandissimo lavoro di rinnovamento di quasi tutte le sedi comunali, tant'è che non stiamo facendo lavori nella sede centrale, cioè quella dove stiamo noi, proprio perché stiamo privilegiando il territorio. Quindi questo è il dato molto importante. Ma la cosa, per concludere, che mi è molto piaciuta nell'intervento della compagna, ma poi richiamato da Giovanni Angelini, qual è? Lo spazio che abbiamo qui non solo consente di avere gli operatori che appunto sono a disposizione dei cittadini che devono fare una pratica, si devono rivolgere al patronato, al CAF, trovano anche i pensionati per portare i loro problemi o le loro aspettative, ma abbiamo anche lo spazio perché le categorie possono qui essere un punto di riferimento anche proprio per quello che dicevo prima, cioè il rapporto con i cittadini non deve essere solo quello di servizio ai bisogni, ma capacità di coinvolgere, di proporre, di essere in grado di fare da collante con quelle che sono le istanze del territorio e l'amministrazione locale in questo caso, o comunque tutti i soggetti anche pubblici che possono dare delle risposte ai problemi più generali che abbiamo. Ecco, mi pare che l'operazione che si fa stasera con l'inaugurazione di questa sede corrisponda a questi obiettivi, ne siamo, io personalmente ne sono contentissimo. Non avevo ancora visto la sede, devo dire che è veramente bella, è stato fatto un grande lavoro e quindi complimenti davvero. Tra l'altro siamo veramente nelle condizioni di rispondere a quella domanda, ma sulla quale ci siamo già dati tante volte la risposta positiva, che faceva poco fa Giovanni Angelini, cioè la CGL è a completa disposizione e deve lavorare perché questo luogo sia un luogo collettivo, non sia un luogo di qualcuno, perché al di là della proprietà, diciamo, del bene, il problema è che noi siamo proprietari, diciamo, della nostra storia, ma siamo anche proprietari, diciamo, della nostra capacità di dare quelle risposte che si attendono. Quindi a completa disposizione perché qui tutto funzioni bene, perché ci sia quello che ci deve essere e perché ci sia sempre tra noi il dialogo al massimo. Paolo Pelusso, segretario generale della CGL di Taranto, una sede, quella dello SPI, qui a Crispiano come in altre realtà d'altronde, che ha un carattere inclusivo di aprirsi a chi ha bisogno. Sì, intanto è fatto molto positivo che insieme allo SPI stiamo appunto facendo un'opera di rinnovamento delle nostre sedi nella nostra provincia, dando un significato che molto importante, che è quello che sottolineavi, cioè l'inclusività. È una sede che è aperta a tutti, non solo agli iscritti, non solo ai pensionati, ai lavoratori, ai giovani, ma a tutti i cittadini, perché in questa sede si offrono anche servizi che sono per tutti i cittadini. Ma c'è un fatto molto importante: la nostra presenza sul territorio vuol dire che il territorio deve essere valorizzato per le sue potenzialità, vuol
essere riconosciuto Crispiano anche per le sue bellezze e per il suo territorio importante nell'ambito della provincia, quindi essere qui per noi con una sede bella, accogliente, vuol dire dare questa impressione. Noi vogliamo essere radicati, vogliamo dare risposte ai cittadini non solo in termini di servizi ma in termini di benessere, siamo punto di riferimento anche per la contrattazione sociale e con l'OSPI di Taranto stiamo facendo davvero un grande lavoro da questo punto di vista.